Che ruolo hanno, a suo giudizio, oggi le tecnologie per incrementare e migliorare la qualità del lavoro del centro immobiliare e più in generale la redditività di questo comparto economico? Beh, hanno un ruolo centrale. Hanno un ruolo centrale per la federazione, è una delle priorità del futuro e del presente mandato federativo. Infatti una delle tre, diciamo, lettere lavoro, sindacato, innovazione tecnologica, e abbiamo deciso proprio di presentare qui a Milano questo nuovo percorso di digitalizzazione, di trasformazione digitale della federazione, proprio perché Milano rappresenta ed è espressione, no, di digitalizzazione, di internazionalizzazione, di innovazione tecnologica. Qui hanno sede le più grandi società del mondo, del web, e quindi riteniamo che le tecnologie sono importanti ma devono essere e rimanere al servizio degli agenti immobiliari, la cui attività prioritaria e principale rimane quella di dare servizi reali e concreti orientati a dare la massima tranquillità nell'operazione immobiliare. Che cosa si sente di dire oggi ad un giovane che intraprende l'attività di agente immobiliare? Quali devono essere, a suo giudizio, le principali caratteristiche e qualità che deve avere un agente? Beh, l'agente immobiliare deve innanzitutto rispettare un codice deontologico e quindi avere serietà, correttezza e onestà, e questo è un principio di vita. E poi approcciarsi al lavoro in maniera tale da non percepirlo come colui che vende solamente, cioè un venditore di prodotto, ma una figura professionale che si impegni nell'essere formato, informato e aggiornato anche attraverso l'uso delle tecnologie, e consentendo di poter poi erogare all'utente, al cittadino, essendo un momento uno dei più delicati della vita, quello dell'acquisto della proprietà immobiliare, un servizio che sia orientato, come dicevamo all'inizio, di dare dei servizi reali, ovvero quello di poter fare un audit documentale, quindi una raccolta, un controllo documentale preventivo che ci consenta di mettere immobili sul mercato che non abbiano nessun genere di problemi nel post vendita. A 10 anni della crisi di Lehman Brothers, che ha sistemicamente colpito tutta l'economia del pianeta e ovviamente anche quella europea e quella italiana, oggi lei che sentore ha del mercato e del nostro mercato in modo particolare? Sì, il mercato, abbiamo presentato tra l'altro l'Osservatorio Nazionale 2 giorni fa, abbiamo un sentore, diciamo, in termini positivi, riteniamo che l'andamento sia ancora, anche per il 2018, positivo in termini di numero di compravendite. Sicuramente diventa fondamentale fare rete, collaborare, diciamo, tra tutte le componenti interessate del comparto, quindi non solo gli agenti immobiliari ma anche i professionisti che ci possono dare indirettamente quei servizi e quelle garanzie che possiamo poi riprodurre in capo all'utente, al cittadino, e auspichiamo però, visto che i valori di mercato ad oggi rimangono ancora bassi, a parte alcune città come Milano, ecco, auspichiamo che in realtà i valori di mercato anche per il prossimo anno aumentino, anche grazie a un'attività, diciamo, che possiamo fare tutti insieme, diciamo, quotidianamente sul mercato.